Ciao a tutti e benvenuti all'Isola di Carta. Oggi siamo con l'ultimo numero di Giulia, il 297, intitolato L'ultima missione. Questa è stata una storia che a me sinceramente è piaciuta e volevo parlarne un po' insieme a voi. Allora, iniziamo subito dicendo che questa sceneggiatura è di Giancarlo Benardi e di Maurizio Mantero, mentre i disegni di Federico Antinori fanno da corollario alla copertina sempre molto evocativa di Cristiano Spadoni. È una storia un po' particolare che ci parla di un personaggio, un certo Harry Laker, un ex militare malato di cancro, che si trasforma in un sanguinario omicida per mettere in atto la propria vendetta privata. Giulia dovrà trovarlo per cercare di impedirgli di uccidere ancora e soprattutto per salvare la vita di Alice, la figlia che Ari non sapeva neanche di avere. Questa molto in maniera molto succinta la trama per una storia che certamente la ritroviamo in molti paralleli. Per esempio mi è venuto in mente la storia di Rambo del film di Sylvester Stallone, una tematica certamente molto abusata, quella del messaggio contro la guerra e soprattutto di un messaggio molto crudo di come il militarismo, quindi di come la guerra riduce le persone. Se è vero come è vero che questo Harry Laker diventa davvero una sorta di mostro pur di mettere in pratica appunto questa vendetta, che però sotto certi aspetti è una vendetta dovuta a sensi di giustizia, quindi per combattere o per vendicare un suo amico vittima appunto della mafia, vittima del racket, e quindi appunto sicuramente per certi nobili ideali. Poi nella forma e nella sostanza i metodi sono davvero molto molto discutibili. La particolarità di questa storia è un'assenza quasi totale di Giulia, la nostra criminologa, la quale appare poco e non ha praticamente quasi nessun merito nella risoluzione del caso, se non appunto nella parte finale dove ruba un pochino la scena. Però ecco, la cosa che certamente colpisce è che Giulia fondamentalmente non gioca nessun ruolo, è quasi completamente assente dalla storia che comunque, come vi dicevo, a me è piaciuta molto, anche se è una storia anche abbastanza retorica, perché come dicevo è una tematica abbastanza abusata. Però il messaggio forte della vita contro la morte, quindi della crudeltà della guerra sotto tutti i suoi aspetti, è sempre una tematica attuale, e quindi forse mai come in questo caso, forse Giancarlo Berardi ha voluto mettere ancora in luce il conflitto che c'è adesso in Ucraina e quindi il ruolo praticamente degli americani, visto che appunto questo è un reduce americano. Verosimilmente c'è forse anche una nota polemica giusta, secondo me, nei confronti di questa guerra assurda che nessuno vuole, specialmente qua in Italia nessuno di noi la vorrebbe, però sembra che i nostri politici facciano orecchie da mercante e prevalgano gli interessi politici, perché come forse molti sapranno, Giolitti nel 49, Alcide De Gasperi nel 49 firmò un trattato che praticamente ci ricattava nei confronti dell'America dopo che lo sbarco in Sicilia ci aveva liberato praticamente dai nazifascisti, e praticamente questo accordo del 49 di De Gasperi a tutt'oggi noi lo stiamo pagando in maniera davvero molto salata. I disegni di Federico Antinori a me sono piaciuti abbastanza, vi faccio vedere soprattutto i primi piani che sono risultati molto ben dettagliati. C'è questa splash page, cerco di non fare spoiler, però è una splash page molto particolare che riguarda le attività di questo Harry Laker, e come vi dicevo appunto
una storia in cui sono presenti anche molti flashback, quindi la tecnica del flashback, così come appunto patto narrativo che si fa con il lettore di abbandonare appunto di abbandonarsi alla fantasia, ma qua veramente di fantasia ce n'è veramente poca, perché come vi dicevo queste sono storie che purtroppo sono accadute e sempre accadranno, perché lo strascico psicologico dei reduci di guerra in America, per esempio dopo la guerra del Vietnam, si erano istituite delle commissioni o degli ospedali particolari per cercare di recuperare a livello psicologico queste persone che veramente avevano subito un trauma dovuto alla guerra davvero sconvolgente. E quindi sotto questo aspetto c'è anche questa indagine psicologica sui reduci, quanto ha inciso l'ambiente della guerra sul cervello di queste persone, fino a che punto è stata la guerra che ha fatto diventare mostri persone che fondamentalmente erano normali, per così dire. Ecco, se volete capire un po' di queste tematiche, acquistate questo 297 di Giulia. Bene, io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi saluto all'Isola di Carta, ciao a tutti e ciao da Massimo.